Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, andiamo a fare sempre il solito ricappino. State attenti, specialmente voi che fate questa cosa di sloggare e loggare da iPhone e Apple e simili. Per favore, non fate troppi slog e rilog perché vi banna per 24 ore. Ovviamente per adesso è un ban di 24 ore, non si sa se la Scopli cambierà piani. Quindi non fatevi segnalare, non fatevi bannare, perché poi magari se segnano l'account è una certa ve bannano perma. Quindi state attenti, non ci scherzate troppo. Andiamo avanti. Questa è la lista solita che c'era già l'altro giorno. Se non erro è quella lì del 4, 5, 6, 7, quindi oggi è 5. E ci sono come cosi giornalieri, quindi come quelle lì di, non di login, quelle lì di che bisogna fare completamente, insomma. Upgrade the landmark, quindi potenzia due parti del tabellone. Passa una volta su utility, quindi su possibilità, probabilità se non erro. Completa una rapina, ok? Sono quelle di oggi. Proseguiamo. Fireworks Fortunes, questo è l'evento 4 giorni che è attivo da ieri sera, una cosa assurda, 4 giorni per solo 18.100 dadi, però fortunatamente ci sono tutti i picconcini perché c'è l'evento scavo che tra poco andiamo a vedere, ok? Questa è la lista dell'evento scavo, ovviamente abbiamo la pedina alla soglia 17, abbiamo, se non erano quelli sui dollari, lo scudo è al livello 10, quindi alla soglia 10. Interesting, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 bustine totali, compresa quella del premio finale. Va bene, col grand prize che è 2005 dadi, una bustina da 5 stelle e dei soldini. Ok, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' che altro ci abbiamo. La lista completa del torneo attuale che è iniziato ieri sera. Ovviamente io non ho ancora iniziato niente, ragazzi, ieri non ho giocato apposta per fare la giocata iniziale con voi, quindi ovviamente oggi sarà del buon drop, perché all'inizio si droppa sempre. Totale, 2 giorni, questo è il prossimo torneo, quindi stasera, quando penso verso le 8, arriverà il nuovo torneo, 2 giorni, 5.400 dadi totali e tanti picconcini, ovviamente abbinato all'evento dello scavo. Vai così. Monopoly Go temporanei, ok, queste sono le cose giornaliere, dalle 15 alle 9 parcheggio gratuito, alle 8 il nuovo torneo Liberty Bell Game, Ball Game, Mega Rapina alle 9 e poi abbiamo domani Gira la Ruota. Sinceramente pochi eventi, chissà perché, forse perché c'è l'evento scavo? Non lo so, infatti ecco l'evento scavo con i suoi premi all'interno. Poi abbiamo uno scudo blocca con stile che praticamente si sblocca dal torneo di ieri oggi, che sarebbe quello un giorno, chissà se riusciremo a prendercelo. Ok, proseguiamo. Questo è Paolo che mi ha regalato delle carte ieri, lo ringrazio tantissimo perché mi date una grande mano, lo sapete. Proseguiamo di qua. Pietro Giametta mi ha mandato 3 carte, ti ringrazio ugualmente perché mi dai una grande mano. Anche Mati mi ha dato una mano con 2 carte, eccole qua. Andiamo in gioco, non perdiamo tempo, che oggi partiamo da zero, quindi abbiamo anche dei per 1000 che utilizzeremo probabilmente a per 200 per non rischiarcela troppo, anche perché stiamo all'inizio, quindi arriviamo magari a metà soglie e ce la facciamo. Anche perché l'evento tanto sopra è 4 stelle, cioè 4 stelle, 4 giorni, quindi non bisogna per forza pushare. Siamo buon 4 luglio per ieri, va bene, perché ieri era il 4 luglio, ecco, scudo, niente, stanno a riapparire tutte le immagini che vi ho fatto vedere. Allora... apri, pensavo che quella del 4 luglio non la rimettessero, un'altra volta scritta è finito, 4 luglio, su. Ok, oh. Cosa ci inventiamo? Allora, cassa community intanto, sperando, ma tanto come al solito te pare. Dollarini, ok, va dritto, dai, facci vedere se riusciamo a fare una cassa community miracolosa oggi. Già il fatto che le casse siano tutti soldi già mi dice tanto, eh. Veramente. Va bene. Più avanti. Dadini. Un po' lenta oggi la cassa community, lo sbaglio. Mi ricordavo fosse un po' più veloce. Vai così. 5 dadini. Voilà. Ok, forse perché di solito... niente, chiavetta. Forse perché di solito, dicevo, c'era il bonus amico, quindi finivamo prima, levando più persone. Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato alla cassa community. Ok. Patrimonio pirotecnico si chiama ovviamente l'evento quello sopra, che è un evento pick up. Eccolo qui, che è quello che abbiamo visto prima.
quindi è con i cerchietti sopra il tabellone, come li vedete, molto felici, fatti a forma di cosetto, come si chiama? Fuoco d'artificio, insomma. E qua c'è il torneo un giorno con lo scudo come premio. BB, come si chiama lo scudo? Scusatemi. Fatemi leggere. BBQ bollente, interessante. Chissà come evento grigliato. Allora, amici, io vedo già gente che mi manda richieste. Anzi, vedo uno scambio che poi devo andare a leggere nei commenti. Chissà se Salvatore mi ha scritto nei commenti cosa vuole in cambio. E Vincenzo uguale mi ha mandato occhio al barco e non so se mi ha detto che cosa vuole in cambio. Dopo andiamo a controllare. Magari invece che fare due regali sono due scambi. Non sarebbe mica male. Allora, intanto, ovviamente, iniziamo l'evento. Abbiamo detto pick up e stazioni. Quindi gestiamoci la cosa con le posizioni, ovviamente. Ok, già cominciamo male, vedo. Ecco, già cominciamo malissimo. Un bellissimo raddoppio, sei sprecato nel nulla. Proprio cosmico. Vai, 1% d'acqua, vediamo un po' se ci dice bene. Niente, cominciamo male. Ah, intanto vincite veloci, eccole qua, quelle stavamo a vedere prima. Martellini. Queste tocca sempre falli, raga, non ve perdete mai, perché comunque c'è una bella bustina. 5. Ok, 6, 7, 8, mi sa. Affitto. Sto a 149.000, raga, perché per arrivare a quei 6.500, qualcuno mi ha detto, anche ieri sera, io ho dovuto sprecare quasi 4.000 dati. Circa, quindi ne ho presi 2.000 su. Ok, proseguiamo. 6, 7, 8, forse armo. Niente. Oh, sto a prendere tutte le cose vuote. Ha un cerchietto, una stazione, un po' per bellezza, un po' per tristezza. Niente, qua, sta a me evita tutto. Imprevisto afferra la grana, la cosa più odio proprio davvero. Non lo sopporto. Ok. Che mi dite, raga, oggi? Che mi dite? Che mi raccontate? Come vanno i vostri account? Ho saputo che qualcuno di voi ha ricevuto il nuovo invito del club dei magnati. Invito. Io non l'ho ancora ricevuto. Uffa, non è giusto, non li ho mai shoppati. Eppure gioco da una vita. Perché a me non me lo mandano? Sono persone cattive. Sono cattivi quelli della Hasbro. E della Scopli. Io voglio. Ok. Patrimonio pirotecnico. Così facciamo qualche missione e prendiamo qualche dado in più. E magari è un po' più semplice anche la vita su Monopoli. E voi non vi immaginate il pomeriggio per farmare Monopoli quante ore devo sta. Che ne vo', raga. Sembra una cavolata. Per fortuna che non è obbligatorio da fare. Io lo faccio per colpa giustamente del canale, che deve avere un mantenimento. E l'account deve proseguire. Insomma. Voi potete prenderla molto più scialla. Ok, poi non c'è solo quello, perché poi c'è Jurassic che tocca farmallo. Posso, come si chiama? Mi viene manco più i nomi ormai. C'ho talmente tanti giochi in testa. Ok, una bella Prison. Vediamo un po' se è raddoppio. Anche se non è doppio 6, ma contento, eh. Ma niente. Ha fatto grede. Non ci ha dato nulla. 6, 7, 8, 9, armor. Tasse, ovviamente. 6, 7, 8. Dai, cerchietto. Almeno il cerchietto, su. Anche perché è 4 giorni, sinceramente non è che mi interessa tanto completarlo oggi, però sa mai, non siamo ancora passati su un torneo, non so se ve ne siete accorti. Siamo ancora passati su una Stations 6 e 3, 9, ecco là, l'ho chiamata, eh. Però è distruzione. E mo? Che andiamo a pia? Andiamo a vedere i soliti. Vai, andiamo a vedere Gilda. Andiamo a vedere Olimpia. Vedo, segna qualche altro nome di quelli che sono poco attivi. Ah, Olimpia stava là, quindi mi ha attaccato. Quindi è attiva sicuramente. Mo' controlliamo, ma ci credo molto che è piena, che ha costruito tutto. Gilda invece di solito la mattina a quest'ora alle 9 c'ha gli attacchi. Ecco, c'aveva una struttura sola, quindi c'ha la distruzione e basta. Quindi ormai Gilda non si tocca più. È andata. È andata. Gli abbiamo fatto un saluto di buongiorno. Allora, ora si partirà probabilmente quasi un 1x200, ci manca poco. Giocando la mattina alle 8 non so se effettivamente ci sia meno gente buona che entra nel torneo, quindi magari abbiamo meno difficoltà nel fare il torneo. Sarebbe una cosa buona, perché di solito gioco la sera dove giocano tutti, ragazzi. Voi dovete contare che tutti giocate più o meno di sera, dopo cena, prima del lavoro e tutte cose. E la mattina è difficile che giocate, anche perché molti stanno a scuola, molti stanno al lavoro, quindi ovviamente. Tanto mi ha pizzicato qualcosa, forse una zanzara. Allora, intanto andiamo a vedere Olimpia, che mi ha colpito una volta, chissà quando. Secondo me dovrebbe raggiungere a che ora è stato colpito qualcuno. Cioè, ti ha colpito alle ore.
esempio. Così uno si può anche regolare sulla media. Anche perché se il gioco è questo e bisogna cercare di colpire il meglio possibile. Però andando su Vendetta, vediamo un po' se c'è qualcuno di loro che magari mi ha attaccato ieri sera e stamattina l'hanno linciato. Maria, vediamo un po'. Niente, sta messa bene. Leonardo, e poi bisogna vedere se sono miei. Cioè, io vado sempre a vedere sta cosa, no? Poi dopo vado a vedere pure Pietro, perché pure Pietro. Oh, questo fra è tutto distrutto. Fra. Mi chiama fra. Dai, non può essere. Ma che è sta cosa? Tutto distrutto con gli scudi. Ma non si gioca così. Ma che modi sono? Ok, un per mille. Tristezza quella. È stato un tiro veramente brutto. Allora, qua ci abbiamo qualche cerchietto, dai. Proviamola. E ovviamente vado a finire nulla cosmico. Una station. Niente male. Ovviamente un'altra distruzione, mannaggia. Allora, provo su sto Taylor. C'ha due distruzioni, ma sicuramente armor. No, non ce l'ha. Ogni tanto un po' di fortuna pure a noi. Grazie. Che vuole. Ok, 800 punti, belli puliti. Ale, ci andiamo a prendere un paio di picconazzi. Dopo andiamo pure a giocare un po' allo scavo. Voilà. Un po' che ci dice. Ok. Allora, da questa posizione il per 200 lo vedo relativamente gnè, quindi non lo tiro. Ovviamente bisogna fare sempre la gestione dei dadi, anche se alla fine ci eravamo arrivati, eh. Cioè, volente o nolente, ci eravamo arrivati nella posizione corretta. Ok. 3, 6. Beh, qua ce ne stanno parecchi. Per 200 lo tirerei. 415, ovviamente prendo l'armor. Vediamo un po' da qua. Ok, un cerchietto preso a per 200. Non mi posso arrabbiare, assolutamente. 400 dadi, quindi diciamo abbiamo ripreso una giocata. Voilà. Allora, da qua potrei rischiarmela più che altro perché c'è. Niente, però ho fatto un 4, tristissimo. Siamo già a 53 martellini, non è per niente male. 6 e 4, forse imprevisto. Niente, affitti. Sta andando non bene bene. Ok, là c'è una station. Chissà se la prendo, niente probabilità. Te pare? Guarda, sto a fare dei tiri che potrei veramente chiudere e basta. Oh, bruttissimi. Vediamo un po' per 200 da qua. Station, oh, almeno una station rapina. Dai, ci hai fatto fare fino a mo' distruzioni. Non è manco un torneo 2 giorni. Cioè, ci mancherebbe. Tre anelli. Non male davvero. Dovrebbe essere 1600. Stando per due. Perfetto. Ok. Abbiamo preso qualche dado. Vediamo un po'. 450, 22 martellini. Ovviamente ricordare che quando stanno i martellini ci sono meno dadi. Quindi all'inizio, senza contare l'evento, i dadi crollano. A prescindere dalla giocata, che già quando iniziate una giocata a tabellone basso, ovviamente c'è la cosa che perdete un sacco di dadi. Poi recuperate con l'evento se riuscite a completare l'evento. Cioè è tutto abbinato alla combinazione di più cose. Io adesso questo tiro era uno schifo. Io perché non posso costruire, se no salirei ancora più veloce di dadi. Dovete contare pure questo, ho un limite importante. Allora, qua non mi piace per niente la situazione. Spostiamoci. Allora, vorrei azzardare un per 500 che sicuramente andrà nel vuoto cosmico perché il gioco lo fa apposta, lo sapete. Ah, armor. Non posso di niente di male. Per 500 da qua, ovviamente. No, qua la vedo un po' mischiata, però vedi, ci poteva pure arrivare, sinceramente. 4 e 4, 8, vuoto. Per 200, dai, rimaniamo con per 200 perché se no, davvero, altro che drop dadi oggi, con i tiri che ci abbiamo, per come va. Vai, per 500 da qua, pazzia. Oh no, dai, 11, perché 11? Ma che schifo. Niente. Oggi si droppa felicemente. Certo perché sono sfortunello, quei tiri. Diciamo che è quella sempre la dinamica importante che ci porta a perdere dadi. Guarda, cioè, dimmi tu. Dimmi tu. Con tutti quei cerchietti che ci stanno sul terreno. Una ferra alla grana che ci fa perdere tempo. Quindi ci fa perdere pure il bonus del per 1000, probabilmente. Ok. In realtà ci dovrebbe essere anche quello da 10 minuti nelle soglie dell'evento 4 giorni. Però non penso a sto ritmo di riuscirci ad arrivare. Tempo. Siamo a metà del video circa. E ancora non si prospetta un'ottima situazione. Vai, prendi un cerchietto per favore. Dai, ma che schifo è oggi? 5, 6, 7. Oh, alleluia. Siamo scesi parecchio. 145.008. Eravamo 148.000 circa. 149.000, diciamo.
Però messi in conto, sì, 148.000. Quindi siamo già a meno 3.000. Ok, vediamo un po'. Allora, da questa posizione i cerchietti ci sono. C'è pure una stazione discreta. E se sperate via. Vediamo un po' se ci riusciamo. 4, 1, 5, cerchietto. Va bene, ritorna qualche dado indietro. E qualche bustina. E non ci dispiace, i martellini sono la cosa più importante perché c'è l'evento con pedina, dadi e ovviamente tante belle bustine. E a noi le bustine interessano. Ok, non mi sa, non faccio tempo a tirare per 200. Voglio tirarne una anche se è posizione sbagliata. Ovviamente. Va nel nulla cosmico. Prendiamo il per 100 da qua. Guarda, mo prendiamo cerchietti, è tutto spiano. Mo che è finito il per 200. Quanto ci scommettete? Voilà. Ah, che poi non ho preso la roba giornaliera. Dopo devo andare, quella nel negozio. Per 100 da qua. Beh, 6 e 4. Altro cerchietto. Niente male. Qua ce ne stanno tanti dei cerchietti. Ovviamente andiamo su stazione. Ora che abbiamo fatto tutto. Potrei andare a vedere Paolo. Come ieri, insomma. Questa Angela. Vediamo un po'. È dei nostri? Non ne sono sicuro. Però intanto l'abbiamo beccata. Senza protezioni. Senza scudi. Ok, ci prendiamo il mega rapina. Peccato che non è arrivato prima. Perché sennò col per 200, per 500 era buona. Ok, 4 e 4, 8. Liscio. Niente. 3, 1, 4. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare poi con gli eventi. Sti dadi persi. O almeno a riandappare come faccio sempre. Perché, ripeto, 148.000. Più o meno era paro. Perché eravamo 154.000. Quindi. Ma non ne sono proprio sicuro di queste giocate. Ultimamente sono un po' più complesse. Ok. Forse riprendiamo qualche dado. Grazie ai cerchi. Guardate quanti bei cerchietti adesso. Guardate, mo che abbiamo finito il per 1000. Manca a farlo apposta. Ok. 4, 5, 6. Altro cerchietto. E abbiamo recuperato 1000 dadi. Quindi 500 perché più o meno abbiamo tirato i tutti. Siamo a 145.900. Infatti non abbiamo fatto un drop continuo. Ok, qua ce ne stanno tanti ricerchietti, chissà se ne pigliamo qualcuno. Bene. Qui sono i martellini. Ancora non siamo arrivati al per 1000 bis. E mi sembra che era abbastanza in basso, quindi ipoteticamente ci dovrei arrivare abbastanza velocemente. Allora, torneo sta salendo piano piano. Anitram, guarda, se c'hai scudo tu. Dai, Cosa è dei nostri, ma non penso. Guarda, aspetta, Anitram significa Martina al contrario. Ah, allora può essere che è dei nostri. Dopo vado a controllare. Se sei dei nostri, complimenti. Allora, qua ci stanno dei cerchietti, Però, conoscendo la nostra fortuna, li lisciamo tutti. Allora, questa è una posizione brutta perché è vuota. Ok. E voilà. Siamo a 3 billion. Max da questo lato. Ovviamente, dove andiamo? Su affitto. E che te pare? In realtà dovrei fare un paio di costruzioni per la quest. Non ce lo scordiamo, sono importanti, se no non andiamo avanti. Ah, che poi è l'ultima di oggi, ok. Andiamo a fare due riparazioni. Ancora non hanno riabbassato i costi, questa cosa è pericolosa. Fa capire che probabilmente non riusciremo più a costruire. Ok, cerchietto preso. Vediamo un po'. Bustina. Qui ci sono 500 dadi con 350. Vediamo un po' a bustina se ci dice bene. Te prego, carta nuova? No. Dai, che mancano poche carte pure per finire il coso. Ritorniamo a 160.000 dadi. Dopo un po' di tempo che abbiamo fatto il drop. Ok, 200 lì. Vediamo un po' se pigliamo qualche altro cerchietto. No, armor. La zona sotto, come al solito, è bella scoperta. Niente, sono riuscito a prenderlo col 2. Però vabbè. Non siamo cattivi. Allora, 100 da qui. 4 e 4, 8, forse cerchio. Ok, dadi presi. Ah, là ci sono altri martellini per noi. 500 dadi, rimaniamo sempre più o meno a 145.000. Ok. Non è la giocata del secolo, però ci stiamo comunque tenendo. Allora, Martina, Aritram. Vediamo un po' se abbiamo veramente Aritram come bersaglio. Sarebbe ottima come situazione. Amici, su, carica però. Ho scritto, non ha scritto. Vediamo un po', Ari. Mi sa di no. Perché Martina è. Martina, no, Anitram. Ho scritto al contrario.
Però gira il nome, ho cancellato e ho rimesso quello nuovo. Guarda quanto è lento. Ecco l'Anidram. Ci sta, ce l'abbiamo Anidram. Quindi è dei nostri. Mamma mia, che fortunello che ci ho pensato. Fantastico. Ok, tutto distrutto ovviamente, abbiamo visto prima. Quindi continuiamo magari sulla stessa struttura. Martina, ciao, ti saluto a questo punto. Olè, 400 stelline, soldini, là ci sono degli altri dadi. Sono dei picconazzi che non ci dispiacciono per niente. Ripeto, abbiamo 131 picconi, quindi adesso un pochino recuperiamo anche dall'evento, eh. Non tantissimo, perché comunque all'inizio il drop l'ho fatto perché i miei tiri a per 200 e 500 sono andati peggio di quelli a per 100, come sempre, insomma. Giusto per darci una spinta in più il gioco, una spinta a fermarci. Ok. 6, 1, 7, nulla affitto. Un po' di tristezza. Vediamo un po' se riusciamo a prendere un cerchietto oppure una station. Va bene pure la station. No, cerchietto, quindi picconi. Olè. Si continua con i piccons. Vediamo un po' se proseguiamo bene. Niente. Allora, con un altro 200 rotti andiamo a prenderci pure un'altra bustinina là sopra. Ovviamente con i tiri sfortunati che faccio è difficile. Niente. Vogliamo droppare, oggi droppiamo. Ok, 4 e 3. Questo perché ho deciso di fare la giocata qui oggi con voi direttamente, e poi continuerò nel pomeriggio se ho il tempo materiale per poter recuperare il torneo. Può essere che non riesco a finire il torneo in tempo. Di solito faccio al contrario, perché magari poi ho il tempo il pomeriggio per completare i tornei. Invece facendo in questa maniera e dovendo aspettare magari è un problema. Mega rapina comunque. Per 2, non so se la prendiamo, presa. Quindi non mi ricordo se ci dà più punti. Non mi ricordo davvero. 1.200, sì. Non male. Dadini e ovviamente bustinina. 400. Comunque dà veramente pochi dadi questo torneo a lunga andà, eh. Cioè, questo evento. Proseguiamo. Vediamo un po' se siamo fortunati. È bello. Cerchietto perfetto. Ok. 415, altro cerchietto. Quindi bustina. Siamo ai 1.500 dadi. Ma dove sta il per 1.000? Io mi ricordo che c'era un per 1.010 minuti. Forse ho visto, ma scusatemi un attimo. Voglio farmi un attimo un recappino. Ok, no, questo è il coso. Questo è... Dov'è? Finito. Eccolo qui. Allora, scusatemi, il 10 minuti per 1.000 non c'è. Ah, no, non ce l'ha. Ah, stiamo a giocare così alla cieca. 1.500 dadi, dove stiamo, quindi? Siamo già alla soglia 27, ragazzi. Siamo a metà. Siamo più della metà con una giocata di un giorno. Come facciamo a farlo in 4 giorni? Cioè, troppo 4 giorni. Io non so che se inventano i tizi dei Monopoli. Secondo me non volevano lavorare, non c'avevano voglia di mettere roba nuova. Stanno tutti al mare pure loro e quindi hanno ammollato un evento di 4 giorni per toglierci di mezzo. Ma vincite veloce, oddio, era 3 costruzioni. Oh, costruisci 3. Ma è tanto, costruisci 3. Vabbè. Facciamo così, ho fatto la cavolata. Il primo. E dovrò ricordare che è 230.000. Beh, non rompirla. Sì, perché di solito la prima struttura non si deve mai costruire, raga. Mai. Va bene, intanto bustinina triste da qua sotto. Proseguiamo il nostro tiro. 6-1-7, niente. Neanche l'armor, perché ovviamente te pare. Cerchietto per i 1.500 dadi. Stiamo andando, ripeto, già molto avanti nelle soglie. Quindi non mi posso lamentare. Però c'è il rischio che poi ci abbiamo dei giorni vuoti senza patrimonio pirotecnico. Che l'abbiamo già completato. Infatti sto facendo tutti i cerchietti. Come hai fatto a fare 1.500 pieno a riprendere i dadi? Ho capito. Tutti i tiri quasi perfetti sono usciti adesso. Quindi al massimo arrivato a paro. 3-3-6. Armor. Ok. Cerchietti. 5-6-7, guarda un po'. 1.166. Stiamo per prendere i 1.500 dadi là sopra. Armor. Tanta roba davvero, ci sta di benissimo. Imprevisto? Niente. No, l'affitto è brutto. Questo non ci serviva, sinceramente. Vai, in percento da qua, 5-1-6. Cerchietto. Ok. Niente, la stazione che è la cosa più importante, visto che è un evento un giorno, un torneo un giorno. Non ce lo sta a FBA. Siamo a finire l'evento 4 giorni, raga. Pazzia. Ok, 5-6. Dai, metti cerchietto. Mamma mia, manca a farla apposta. Perfezione. Olè. Martellini in vista. Io faccio un altro tiro.
Ok, e dopo questo tiro andiamo... facciamo un altro, dai, che era un po' triste quel, madonna. Ok, facciamo così. Andiamo a farci un pochino di evento picconi. Siamo a 168, quindi ne abbiamo già abbastanza. Non dico... forse per arrivare a metà del tramonto tesori, eh. Metà tramonto tesori lo facciamo, secondo me. Allora, dobbiamo trovare il singolo. E poi non è un singolo, ma è un 2, l'ho trovato a prima botta. E già abbiamo risparmiato 1, 2, 3 dadi circa. Magia, questa è magia. E 50 dadi sottornati a sbuffo. Ok. Vai così. Allora, qua ci stanno tre cosini lunghi. E vabbè, ovviamente era scontato prenderne immediatamente uno perché lo spazio è relativamente stretto. Diciamo che questo è più consumo che ricerca. Infatti, vedete? Adesso 2. Allora, essendo lunghi 4, possono stare pure per lungo sopra. La facciamo così? Che cos'è la talpa? Ma che sta... Bellissima la talpa! Peccato che è andata da una parte che non ci interessava. Che se no era stupefacente la talpa. È da tenere d'occhio sta cosa, è una novità carina. Bella la talpa. Tesori trovati, perfetto. Potrebbe fare delle buone pulizie e prenderci robina buona. Quindi abbiamo consumato uno. Più, ipoteticamente. Grazie anche alla talpa che ci ha levato una riga. Allora, quello centrale non può essere fatto, giusto? Quindi deve stare per forza a un lato. Quindi o sta qua, o sta qua. Sta qua. Trovato? Sì, eccolo. Facciamo così. Ma mi sa che questo centrale si poteva rompere. Oddio, se deve rompere due volte. No, regà, hanno messo pure la roba che deve rompersi due volte. Questa è brutta, eh. Spero che ce ne siano relativamente pochi. Perché sennò si rischia di non finire manco più gli eventi scavo. E è un problema per fare i dadi indietro. Ok. Stiamo andando discretamente per ora. Questo è stretto. C'è un triangolo, quindi per forza di cose al centro qualcosa c'è. E gli altri sono da due. Quindi ipoteticamente possiamo avere un paio di situazioni. Una è questa. La stessa cosa qua sotto. Quindi non si sprecano dadi in più. Ovviamente perché hanno messo sta dinamica abbastanza logica. E in poco spazio. Secondo me hanno messo poche soglie. Sono poche soglie in confronto all'evento 4 giorni. Perché ugualmente è 4 giorni, raga. Anzi, sono proprio impazziti. Non so che gli è venuto in mente. Allora, qua no, ci stanno due con doppia rottura. E magari stanno proprio là. Te pareva, guarda che cattiveria. Questi l'hanno impostati e stanno tutti là. Anche perché sono tutti da tre, quindi devono stare per forza tutti là. No, non è vero. Ragazzi, ci ha trollato. No, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna. Ah, no, sta qua sotto all'angolo, cavolo. Ha trollato alla grande perché io ho pensato che magari ci aveva fatto la furbata che non l'aveva messi tutti là. Mannaggia. Vabbè. Ok, adesso sappiamo che ragiona in maniera abbastanza semplice per fare questa cosa. Altri 200 dadi potrebbero tornare da noi. Mazza quanta larghezza. Ah, perché sono lunghi 4. Allora, uno l'ho beccato per pura fortuna, proprio al pelo. Vorrei provare più centrale qui, ok, perfetto. Per ora sta andando egregiamente. La problematica è sempre la stessa. Posizione, oh, la talpa per lungo? Non ci credo, la talpa per lungo. Top! Cioè, ci ha fatto risparmiare tantissimo. Evviva la talpa! Ok. Visto, almeno hanno messo una cosa che peggiora e una cosa che aiuta. Diciamo hanno bilanciato ipoteticamente la cosa. E hanno dato un pochino anche più di situazioni di difficoltà. Oddio no, uno in tutta sta roba? Vabbè, martellino. 15 dadi. Ma è uno piccolo, davvero? Ma stanno impazziti questi, regà. La talpa, dimmi la talpa, te prego. La talpa quadrata. Doppio martellino. Aspetta, altra talpa perché stava a fianco. Carina sta cosa della talpa. Devo dire che non mi dispiace la talpa, posso dirlo? Io ho capito, 10.000. Sì, vabbè, non lo troverò mai, raga.
Ok, altra talpa. Madonna, quanti me ne sta a far sprecare. Altra talpa. Ok, sempre quadrata però come talpa. Va bene. Altra talpa. Hanno messo un sacco di talpe. L'hanno fatta apposta perché è troppo grande comunque l'area. Ho capito, però. Me ne trovi? Oh, altra talpa. Martellino, quindi un martellino recuperato. Dadi. Diciamo che è un po' una cattiveria sta cosa. Cioè, da una parte mi piace perché è più impegnativo. Però... E talpa, guarda, l'ultimo. Dai, non è possibile. Cioè, davvero? Così tanto difficile? Ma non si può. Vabbè. Justina, speriamo che essendo magari... Magari è più lunga, è 3 giorni pure l'evento. Quindi magari con gli altri tornei i martellini si ripigliano. Allora. Vabbè, è stretto questo, quindi per forza si pigliano tutti, dai. Al massimo spreco un martello. Ho sprecato già 2. Cavolino. Mo però sono da 2 quelli. Ok, uno l'ho beccato. Ipoteticamente dovrei fare sto gioco qua. Che ho fatto? Ho beccato l'altro cerchio. Pulito. Niente. Credo. Non ci credo. Dai, non ci credo. Quanti me ne fa sprecare oggi. Siamo già a livello 8 però, dai. Diciamo che ancora ci abbiamo dei martellini, quindi... possiamo ancora azzardare. Perfetto. Allora, altri dadi recuperati. Diciamo che un millante di dadi lo stiamo recuperando solo con l'evento. Quindi abbiamo fatto un drop di 148.000. Mettete circa 145.000. 2.000-3.000 dadi, non so, tantissimi. Sono gestibili. 200 dadi. Ok. Abbiamo delle cose lunghi. Oh dai, ho trovato il cerchietto, che cuore. E te pare che al centro c'era qualcosa? Lo so che quella è infrangibile, non volevo colpire l'infrangibile io. Allora, il triangolo deve stare per forza o qua sotto o qua sopra. Quindi o sta qua. Eccolo. Peccato. E mo ce n'è un altro lungo da 3, che probabilmente sta qua per forza. E mo me manca quello da 1. Qua in mezzo è un macello quello da 1. Ok, forse l'ho beccato, negli angoli, madonna. Cattiveria quella. Ok, siamo a livello 9 fatto, altri 200 dadi. E là c'è lo scudo, raga, arriviamo a prendere lo scudo, Arriviamo a prendere lo scudo. E abbiamo ancora 63. Arriviamo a prendere lo scudo è una parola comunque, aspetta. L'ho presa molto leggera nel mio cuore la possibilità. Ok. Puntiamo alle parti più lunghe. Ok. Poi portiamo alla parte quadrata. Quindi probabilmente qui. Infatti. E poi rettangolare, non è quadrata. E poi ci rimangono quelli da 3. E da 3 o sta qua per forza e sta di là per forza. Quindi anzi, abbiamo pure usato poca roba sinceramente, visto che era abbastanza logico. Dopo ci sono 600 dadi. Comunque hanno messo diversi dadi, ho visto, nell'evento, Non è male. Abbiamo lo scudo nuovo. Dovrebbe aprirci anche il nuovo cosino. Vediamo un po'. Io lo uso perché è molto carino. Strano che non ci ha aperto il nuovo coso di scudi. Forse non era ancora pronto. Allora, ora abbiamo sta problematica. Perché hanno messo sti doppi scavi che te portano a pensare che stanno lì. Ma tanto staranno lì, perché se l'hanno fatto per far fare consumo, stanno lì 100-100. Vedete? È quasi scontato. Ok, vediamo un po' quanto ci scommettete. Sta qua. Oddio, mi ha laggato per un attimo. Quindi diciamo questi li scovi per forza, perché devono star là. Ok, 600 dadi. Siamo alla soglia 11. Siamo leggermente più bassi del solito come soglie. Probabilmente. Penso proprio per queste meccaniche che hanno messo nuovo. Però mi sembra che è più lungo. 3 giorni e 13 ore, vuol dire che era 4 giorni. È come l'evento. Cioè hanno fatto che in pratica l'evento è parallelo all'evento quello esterno. Ok. 25 dadi. Cassa con roba. Altri martelli. 25 ne abbiamo, quindi non è che siamo messi benissimo. Ok, molto fortunello. Per ora. Allora, ovviamente il gatto è molto lungo. Oh, talpa? Talpa, fai una magia, ti prego.
Ottima, la talpa ci ha fatto risparmiare qualche martellino da questo gatto. E ci ha fatto vedere pure dov'era. Triangolo. Oh, non ci credo. L'ho detto per sbaglio. L'ho detto a cavolo, triangolo, perché stavo puntando a cercare il triangolo. E adesso quello da tre che è un problema. Ok, talpa. Sono rimasto con quattro, eh. Oh, altre due talpe. No, vabbè. Questo è jackpot, regà. Ho preso tutte le talpe in pratica. Ok. Ne manca solo uno da tre, quindi praticamente sta qua. Ok. Abbiamo recuperato qualche martello, ma. Oh, carina la cosa delle talpe quando gira bene, eh. Molto simpatica. Vabbè, ci prendiamo indietro dei martellini e dei dollari, che ovviamente non ci si fa niente perché sono troppo alto di livello. Questa cosa non la capiranno mai. Penso che non li favoriranno mai quelli alti di livello. Non sarà mai questa cosa. Questa è un'altra cattiveria. Allora, centrali possono starci solo i singoli. No, non ci credo. Che poi non sono singoli, sono da due. Quindi è ancora peggio questa cosa. Allora, ipoteticamente se faccio così. No, facciamo così. No. Martellino. Ok, ho preso un triangolo. Però c'ho veramente pochi martelli, no? Questa per adesso è incompletabile. Penso che ci fermiamo qua a livello 13. Almeno che non trovo la mega talpa della vita. Che fa la magia. Anche perché manca solo un 4. Eccolo. Ok. Sono rimasto con un martellino. Quindi è impossibile completare per adesso la soglia a 13. Però è 2, no? Proviamo. Oh, che cuore. Va bene, va bene. Abbiamo recuperato un po' di dadini. Abbiamo cambiato scudo, abbiamo messo quello nuovo, molto carino, quindi ipoteticamente stiamo bene, intanto qualcuno già mi comincia ad attaccare. Siamo ritornati a 146.000, quindi ipoteticamente abbiamo perso 2.000-3.000 dadi, non sono tantissimi, sono recuperabili. Ovviamente il torneo è il problema e siamo sedicesimi perché i primi stanno a 23.000, non è tanto, sinceramente potrei pure azzardare oggi pomeriggio una giocata da 20 e 30 e portarlo su. Comunque siamo molto vicino alla fine della soglia. E sopra invece me la faccio con calma se ci riesco. Quindi punterò più su stazioni che a completare questo, perché 4 giorni a voglia a te. Allora, intanto, cronologia. Ok, un Luca che mi manda qualcosa. Non ho preso la roba del negozio. Come vedete io c'ho ancora il primo acquisto, quindi non ho mai acquistato, anche perché ripeto, c'è qualcuno di voi che ha avuto il coso dei magnati anche senza primo acquisto perché gioca da tanto. Io non sono ancora stato invitato. Uffa, voglio essere invitato anch'io. Ok, siamo a 146.060. Allora, adesso andiamo a vedere come si fanno i regali, anche perché siamo andati ben oltre. Siamo a 38 minuti, questa è una puntata lunghissima. Ok, per avere le carte il regalo da Mordughino semplicemente dovete fare essere miei amici in gioco. Link in descrizione per poterlo diventare automaticamente. Basta ci cliccate sopra e vi si apre il gioco con la mia amicizia. Poi mi raccomando, dovete essere iscritti al canale, lasciare mi piace all'ultimo video. E ovviamente i commenti devono essere sempre sugli ultimi video, perché non vado indietro, ragazzi, eh. Controllo sempre l'ultimo video. La lista di carte mi dovete fare, me la dovete fare nei commenti con scritto 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-14, 7-20, il set e la carta che vi serve ovviamente di quel set. Così quando vado a ricercare scrivo 23 e vado a vedere tutte le carte del 23, per esempio. Quindi mi è più facile. Poi mi raccomando, nome in gioco e immagine profilo se l'avete, perché così mi semplicizzate anche la ricerca. Se è uno scambio, mi dite: Mordug, io ti ho fatto la richiesta dello scambio tot per la carta che non hai, mi serve la carta tot. E io posso fare anche quello. Vado a controllare nei commenti, in effetti, se qualcuno mi ha chiesto scambi, perché ho visto che ci sono due scambi da 5 stelle. Allora, io non ho carte 5 stelle, quindi me la rischio con i due ragazzi, visto che non mi hanno chiesto niente nei commenti dell'ultimo video. Ovviamente non so che cosa gli serve. Io ci provo, visto che non ho 5 stelle, gli mando le carte più alte che ho dell'ultimo set. Quindi a lui gli mando questa, cliente fedele. E la stessa cosa facciamo con Vincenzo e vediamo se accettano lo stesso. Se magari va bene come cosa, magari poi dopo quando è, rifarò qualche regalo di carte lo stesso. Perché non mi sembra che ho carte 5 stelle, ne ho soltanto da 4. Quindi ovviamente l'unica cosa che posso fare è andare a prendere i set più alti e dare quelle. Cliente fedele anche a lui. Quindi diciamo che due scambi già se ne sono andati in questa maniera. Va bene, ragazzi?
Allora, in realtà questo non l'ha mandato, non so perché. Ok, scambia, perfetto. E vado a vedere adesso le carte da regalare. Allora, la prima carta regalata di oggi va a Raffaele con l'immagine di gruppo con lo sfondo blu, una carta 4 stelle del set 23, presentare le armi. Penultima carta va a Sabina, carta del set 19, sto andando in ordine di grandezza. Vai così, ti mando una carta che mi hai chiesto, che è disperso. Allora, andiamo a regalare l'ultima carta a Sara Mia, che praticamente mi chiede la carta del set 12, numeri forte, te lo mando immediatamente. E niente, ragazzi, questa era la puntata di oggi. Ho fatto tutti i regali che potevo fare, ho fatto anche due prove di scambi, vediamo poi se accettano, perché comunque è una stella in meno. Di solito si fa a paro per giustizia. E niente, ragazzi, questa era la puntata di oggi. Non è né troppo drop né troppo up. Però siamo andati molto avanti nell'evento scavo, siamo molto avanti sul patrimonio pirotecnico. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.